Buonasera e benvenuti al TG. Quest'anno la Regione Istriana ha istituito un fondo per lo sport che finanzierà principalmente l'aggiornamento professionale degli allenatori e delle persone che praticano sport e che indirizzano il loro tempo e le proprie conoscenze professionali verso gli atleti. Vediamo i risultati del bando pubblico. Inizialmente il bilancio per quest'anno prevedeva 500.000 cune per il fondo per lo sport, ma ci sono state così tante candidature al bando che il presidente della regione proporrà all'assemblea di aumentare l'importo nel bilancio rettificativo a 600.000 cune. In questo modo, a tutti gli allenatori che soddisfano le condizioni, verrebbe sovvenzionato il 100% dei costi dell'aggiornamento professionale. Esattamente 2 mesi fa, il 30 settembre, abbiamo tenuto una conferenza stampa in cui abbiamo presentato il Fondo per lo Sport. È una novità introdotta nel bilancio della Regione Istriana quest'anno e non si riferisce a risorse che vengono semplicemente trasferite da un punto all'altro. Si tratta invece di fondi completamente nuovi nel bilancio. Glušac e il presidente dell'Unione delle Associazioni Sportive dell'Istria, Mladen Pavicevic, hanno presentato 3 allenatori istriani sui quasi 100 che saranno beneficiari del fondo. Studio allo STIT, alla facoltà di kinesiologia di Zagabria. Il corso dura 3 anni e a 11.000 cune l'anno non è una cifra trascurabile. Considerati i miei attuali risultati nello sport, per i quali ringrazio il mio allenatore Elvis Persic, siamo arrivati ad essere probabilmente dei buoni candidati per il sovvenzionamento. La grande sorpresa in realtà è che si tratta di un sovvenzionamento che copre il 100% dei costi ed è davvero bello sentirlo. Spero continui, di allenatori ne mancano in ogni club e forse alcuni non hanno ancora candidato i loro futuri allenatori quest'anno, quindi spero senz'altro che si continui così anche in futuro. Penso che sia davvero un'ottima iniziativa perché, e penso di parlare a nome di tutti quando dico che mancano allenatori adeguatamente formati, non solo nel calcio ma in tutti gli sport. Quindi ecco, spero che questa iniziativa verrà portata avanti dalla regione anche nei prossimi anni e che il numero di candidature, nonché di risorse nel fondo, aumenteranno. La proposta, che ha già superato la prima lettura all'Assemblea regionale, è di stanziare 750.000 cune per il Fondo per lo Sport nell'anno 2023. In occasione del 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini, la 28ª Fiera del Libro in Istria, conclusasi ieri, ha dedicato un programma speciale al grande regista, scrittore e intellettuale italiano. Storie italiane, il programma ideato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, la Comunità degli Italiani di Pola e l'Unione Italiana, è stato inaugurato con la retrospettiva di alcuni film di Pasolini, proiettati al Cinema Valli, in collaborazione con il Pola Film Festival. Oltre alla retrospettiva di pellicole, la mostra e le performance, è stata organizzata anche una tavola rotonda intitolata «Perché leggere Pasolini?». Notevoli i nomi che hanno spiegato perché è essenziale sprofondare nella lettura di Pasolini. L'artista Davide Toffolo, il critico letterario Marco Antonio Bazocchi e il professor Walter Milovan, traduttore dei versi friulani di Pasolini in dialetto ciacavo. Diciamo che ho avuto anche fortuna scegliendo Pasolini, perché le poesie di Pasolini, quelle che ho scelto, poi quelle più difficili le ho lasciate a Mladen Machiedo, ma diciamo che quelle più belle sono proprio quelle non scritte, non dettate dalla metrica, oppure quelle scritte in friulano. Quelle che sono in friulano le ho tradotte quindi nel dialetto ciacavo, che diciamo c'è anche un po' di vicinanza fra i due dialetti, no? Non so, si usa la stessa parola, paroscola, per dire, per la cincia allegra. Le poesie dialettali diciamo che sono la parte più menzionata qua in Istria, a Pola. E poi la parte diciamo, delle poesie in prosa, delle poesie senza metro, che diciamo è relativamente facile da tradurre. Quindi mi sono trovato bene, anzi spero di continuare, di tradurre ancora 1 o 2 tragedie e magari anche qualche raccolta poetica. Perché leggere Pasolini? Io credo che le opere di Pasolini oggi abbiano resistito perché hanno questa forza di trasformazione. Pasolini ha sperimentato, cioè ha provato l'uso di molti linguaggi. Il dialetto friulano, il dialetto romanesco, i linguaggi della tradizione italiana e i linguaggi anche della lingua italiana a lui più vicina. Perché in ogni modo per Pasolini era importante far emergere qualche cosa che si salvasse dal processo di trasformazione a cui il mondo
era inevitabilmente destinato a venire sottoposto. Cioè, Pasolini lotta continuamente contro la trasformazione che non tiene conto del passato. Cioè, secondo Pasolini, noi non possiamo trasformarci senza pensare a quello che c'è dietro di noi, alla memoria di tutto ciò da cui proveniamo, non solo la nostra memoria, ma la memoria delle nostre origini, la memoria più lontana. Pasolini diceva che questo è sacro. Uno dei maggiori rappresentanti del panorama fumettistico e musicale italiano, Davide Toffolo, ha illustrato la sua visione di Pasolini tramite la performance intitolata Pasolini concerto disegnato. Che è una performance dove ricostruiamo con il disegno dal vivo e la musica dei Tre Allegri Ragazzi Morti la biografia di una parte perlomeno della biografia di Pasolini. Toffolo, oltre alla musica, sceglie il linguaggio del fumetto per dialogare con Pasolini. Nel 2002 ha pubblicato uno dei primi romanzi a fumetto in Italia, Intervista a Pasolini, successivamente tradotto in francese, spagnolo e a breve anche in serbo. Un po' di anni fa ho fatto una graphic novel su Pasolini e quest'anno è il centenario della nascita di Pasolini e Pasolini mi ha portato in giro un po' per tutta Europa questo lavoro che ho fatto 20 anni fa. È stata una delle prime graphic novel in Italia. Io vengo da una regione vicina che è il Friuli e anche Pasolini ha avuto dei rapporti forti con la mia regione. Sua mamma era di Casarsa della Delizia, che è nella provincia della città dove sono nato io, che è Pordenone. Ed è anche sepolto lì nel cimitero. Quindi niente, sono particolarmente contento di essere qui perché Pasolini è un autore conosciuto in tutto il mondo, apprezzato in tutto il mondo e mi ha portato un po' con lui in giro, non è da poco. Il mio lavoro sul fumetto è stato un lavoro, come si potrebbe dire, una specie di meta libro, nel senso che le parole che il personaggio, il signor Pasolini che c'è nel libro, dice sono tutte tratte dalle sue interviste e quindi anche nella performance dal vivo ci sarà la voce angelica del poeta. Una voce che ha quasi 50 anni dalla sua scomparsa è attuale più che mai. Notizie flash, sabato scorso a Parenzo si è tenuta una breve cerimonia per celebrare l'accensione della seconda candela dell'Avento, detta di Betlemme, per ricordare la città in cui è nato il Messia. La seconda candela simboleggia la chiamata universale alla salvezza. Nell'ambito del progetto Quando fioriscono i mandorli, il GAL dell'Istria Meridionale ha donato alla città di Rovigno 25 piantine di mandorlo piantate dai dipendenti del servizio comunale, dal vice sindaco David Modrusciane e dai bambini e alunni delle scuole e degli asili. I mandorli sono stati piantati nel parco giochi Duranca a Villa di Rovigno, nella periferica di Valbruna e nella sede dell'asilo Neven, poi nella scuola elementare italiana Bernardo Benussi e nella scuola elementare Juraj Dobrila. Ha appena 100 anni, ma al momento è l'unica tradizione del genere al mondo. Parliamo dei paranchi in acacia o grue che nell'umaghese e nel salvorino servivano a dissare mettendo le barche al riparo dai marosi. Nell'ambito del progetto finanziato del Fondo Europeo per la Marineria e la Pesca è nato un film documentario presentato ai ragazzi delle scuole del territorio. Le abbiamo viste tante volte, sono uno dei motivi più fotografati nel Salvorino e vedere come riescono a sorreggere le vecchie batane desta ancora stupore e ammirazione anche e soprattutto per l'ingegnoso metodo che permetteva alle imbarcazioni di rimanere intatte senza approdi di rilievo. Una tradizione giovanissima, ma soprattutto una tradizione più unica che rara,
la quale spazia tra le baie di Umago e Salvore, la quale, per autoctonia e significato indomito, deve venir conservata e, se non tramandata, almeno fatta conoscere ai più giovani. E presso il Teatro Umaghese i giovani non sono mancati. Sono quelli delle scuole con lingue di insegnamento croata e italiana, pronti per il film Un attimo sociale, che tutti ricordiamo, ma questa volta va in scena la tradizione. Firmato dal regista Dan Oki per mano della casa di produzione Casimir, il film documentario è soprattutto un'introduzione al difficile mondo della pesca e una lode all'ingegno delle nostrane genti. La produzione si avvalsa dei fondi europei nell'ambito del progetto operativo per la marineria e pesca promosso dall'omonimo fondo, nell'ambito del quale il Museo Civico Umaghese ne è il partner principale. L'interesse delle giovani generazioni non è mancato e poi, come da buon vecchio principio, vale più un'ora ad escursione che un giorno tra i banchi di scuola. Ma le gru e i ragazzi le hanno viste tante volte. Lo hanno fatto recentemente nell'ambito dei laboratori, mostre e lezioni sul posto promosse da un po' tutti i soggetti che hanno voluto abbracciare la salvaguardia della tradizione. Tra questi, oltre al Museo Civico, anche l'associazione di categoria Batana Salvorina. In questo ennesimo filmato sul tema, ancora un'occasione per vedere dal vivo tradizione e peculiarità nell'ambito di un settore che sta conoscendo un lento declino, dove il pane ha sette scorze e dove l'arte del pescare, rappresentata e descritta, fa parte dell'indelebile tessuto sociale. Il filmato non manca di rappresentare l'utilità dei paranchi e, grazie alle interviste ai pescatori, racconta delle differenze tra le disposizioni dei pali nacace utilizzati nel Salvorino e nell'Umaghese. In questa nostra immagine d'archivio vediamo che la struttura delle grue salvorine si avvale di una particolare traversa nello stesso legno di acacia che dona solidità all'insieme, mentre ad Umago tale dettaglio è meno visibile. Le fotografie del tempo non smentiscono tradizione e materiale adoperati, seppure a partire dagli anni Ottanta le grue sul territorio umaghese hanno cominciato a veder sostituiti i loro pali con quelli in metallo, seppure la caccia, come dimostrato, duri di più. Stando alle fonti del documentario, la cosa più difficile era praticare un possente foro fino a mezzo metro nella roccia, il tutto conservando un'angolazione adatta all'issatura dei natanti che impedisca agli stessi di andare a sbattere sulla banchina in fase di uso dei paranchi. Pure i paranchi avevano piccole ma significative differenze. La batana era la barca delle genti povere e tali differenze strutturali tra i paranchi e le gru erano anche dovute alla difficoltà economica di reperire il materiale adatto. Oggi invece la batana è sinonimo di passione per il mare. Nessuna barca di tali minute dimensioni, ma di diverso materiale, batte le onde meglio di lei. Ancora pochi però coloro che hanno fatto della batana un motivo d'orgoglio, ancora di meno coloro che sono in grado di costruirla, ma la volontà di salvare natante e ormeggio c'è. È indubbio che la piccola pesca, la passione, il territorio e la sua gente non sarebbero tutt'uno senza la tradizione di cui le grue fanno indelebile parte, un lascito che abbiamo definito giovane ma che si sposa come non mai con il territorio. Ora, oltre ai grandi, lo sanno anche i piccini. Presso la comunità degli italiani di Laurana, in un'atmosfera allegra, si è svolta la serata di enologia, gastronomia e arte italiana, dove gli ospiti hanno avuto l'opportunità di degustare piatti, vini, formaggi e salumi della cucina italiana. L'evento ha visto la presenza anche del console Davide Bradanini. L'ambiente gradevole della comunità degli italiani di Laurana ha ospitato l'evento che porta il nome di Enogastro Art Event, dove sono state presentate le prelibatezze e pietanze della cucina italiana,
accompagnate dai vini Teran, Malvasia, Moscato e Chardonnay delle rinomate cantine istriane di Pilato di Visinada e Fachin di Montona. L'evento che ha fatto tappa prima Zara e successivamente Draga di Moschiena è nato su iniziativa del presidente della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena, Riccardo Starai, in collaborazione con la comunità di Zara e di Laurana. Abbiamo partecipato a questo piccolo concorso, abbiamo ricevuto i contributi e tutte le comunità, finendo oggi, hanno realizzato questo progetto. Noi non eravamo presenti a Zara, però abbiamo letto degli articoli, visto degli manifesti, annunci dove è stato organizzato un simile evento. Naturalmente, essendo fuori d'estate, è più facile organizzarlo perché sono degli ristoranti locali che partecipano a questi eventi, così noi abbiamo organizzato questo evento nella comunità di Draga di Moschiena, dove il bar circolo della comunità ha contribuito, ha organizzato insieme con noi, ha preparato dei cibi, abbiamo presentato una lista di vini e organizzato nella galleria d'arte una mostra di una pittrice di Aquileia, così arte, gastronomia, vini presentati sono stati naturalmente istriani, però anche quelli italiani. Questo è un evento che presenta la cultura, la tradizione non solo istriana e della Liburnia, ma anche italiana. Per l'occasione Walter Tripare, i fratelli Vladimir e Jerko Gudaz hanno completato lo spazio della comunità italiana laurana con le loro opere fotografiche ed artistiche. La serata ha visto l'importante presenza del console generale d'Italia a Fiume, Davide Bradanini. Stasera celebriamo il nostro modo di essere italiani come noi lo sappiamo fare, cioè mangiando, stando insieme, ascoltando la musica e guardando un po' di arte, che è il modo preferito di tutti gli italiani di stare insieme e vivere la convivialità. Mi fa molto piacere che questo evento si svolga a poche ore, a pochi giorni dall'inizio della settima edizione della settimana della lingua italiana nel mondo, che è dedicata quest'anno proprio questa triade, cioè convivialità, sostenibilità, innovazione. Della convivialità abbiamo appena parlato, della sostenibilità io la vedo qui davanti in queste splendide pietanze e anche nell'attenzione che gli italiani della comunità nazionale italiana in Croazia prestano alle vostre, alle loro pietanze regionali e locali, vini locali e pietanze locali. L'innovazione è quest'idea, devo dire, unica, brillante, di unire gastronomia, arte e musica, e quindi direi che questo evento calza perfettamente con la settimana della lingua italiana nel mondo. Vi faccio i complimenti alla comunità degli italiani di Laurana, di Draga di Moschiena e anche agli amici di Zara. Ma vediamo i piatti che i presenti hanno degustato. La prego di nominare. Lasagne al forno con carne, lasagne al forno verde, l'assistente, poi pesto genovese con pasta tre colore, pasta milanese, bene, e carbonara farfalle. Grazie. C'è anche maiale. Anche maiale impanato con parmigiano. E dall'altra parte? Vitello tornato e bruschette con pomodori e artigiani. Carciofi. E mozzarella. Sì. Grazie. Vedo anche mortadella con mortadella, insalata va bene. La serata è stata arricchita dalle storiche canzoni italiane cantate da David Daniel di Abbazia.
Siamo arrivati alla fine del TG, grazie per averci seguito, a domani.